Io ho fatto in questi anni tutto ciò che potevo, no? Ho profuso tutte le mie energie, però anch'io mi rendo conto che poi arriva il momento in cui bisogna passare il testimone a qualcun altro. E quindi voglio dire con la consapevolezza che noi siamo sempre servi inutili che sono chiamati a svolgere il loro ministero nel momento in cui questo ministero viene loro affidato. Ma nella consapevolezza che questo ministero non è eterno, perché l'unico di eterno nella storia della Chiesa è quello di Cristo, di colui che è il fondamento della Chiesa ed è colui che è l'artefice nella grazia della sua vita e della sua storia, della storia della Chiesa. Quindi grande emozione, ma anche grande serenità e grande gioia. Monsignor Sacconetti ha caratterizzato il suo episcopato improntato all'ascolto, al dialogo, all'attenzione caritatevole verso il clero, verso il suo gregge che è stato chiamato ad amministrare e a seguire. Quindi è per noi sicuramente un momento di riflessione, però accettiamo la nomina del Papa e accogliamo la nomina del successore con altrettanto entusiasmo, con gioia, consapevoli e convinti che saprà interpretare il ruolo proseguendo la strada che comunque Monsignor Sanguinetti ha tracciato in una sorta di continuità,